a tutte e benvenute o bentornate sul mio canale. Nuovo episodio dell'ora del tè insieme. Oggi voglio confrontarmi con voi su un argomento che penso che in qualche modo ci tocchi tutte. Ho intitolato questo episodio Il diritto di essere banali, però per capire cosa intendo andiamo all'origine, partiamo proprio a monte dal contesto di oggi, perché con i social sappiamo un po' tutti che si è sviluppata questa abitudine di confrontarsi con gli altri. Io non penso che il confronto sia necessariamente una cosa negativa, anzi, penso che esista da sempre. Il confrontarsi con l'altro aiuta a crescere, aiuta a conoscere sia l'altro ma anche noi stessi, perché noi paragonandoci agli altri possiamo imparare anche tante cose su noi stessi. Quindi il confronto di per sé non è una cosa negativa, però, come tutte le cose, quando diventa eccessivo, il troppo stroppia sempre. E oggi con i social si finisce spesso per vivere il confronto in maniera un po' tossica. È ovvio che chiunque si esponga online, ma in generale tutti, abbiamo più piacere a mostrare le cose belle. Ci piace, non dico vantarci, però mostrare al mondo i risultati che otteniamo, le cose belle che abbiamo, le cose belle che facciamo, ed è una cosa perfettamente normale. Penso che anche chi non fa l'influencer, il content creator, sui suoi profili, per quanto privati, tende a pubblicare principalmente le cose belle. Ovviamente quando si parla di influencer e content creator questa cosa è amplificata perché queste figure condividono molto di più della loro vita privata, però è una cosa che fanno tutti. E da una parte, secondo me, è una cosa bella vedere qualcun altro che ce l'ha fatta, che ha delle cose che anche noi desideriamo, rendersi conto che effettivamente quello che magari noi sogniamo è realmente possibile attraverso la vita di qualcun altro. Dall'altra, questo perenne confronto ovviamente può generare un po' di malessere. Si passa dal che bello, se lui ce l'ha fatta vuol dire che questa cosa è possibile, a perché io non sono così, perché a me non succede mai, perché invece a me queste cose non capitano. Quindi questa è un'altra faccia del confronto. E mi sono resa conto col tempo che questa situazione può generare diverse conseguenze. Prima fra tutti, sentirsi perennemente non abbastanza. Sentirsi come se a noi mancasse sempre qualcosa, come se gli altri fossero sempre più fortunati, più bravi, più belli, più ricchi, più tutto. Mentre la nostra vita, per quanto ci sforziamo di lavorare, di essere migliori, di lavorare su noi stessi, la nostra vita sembra sempre distante, anni luce da quella che vediamo online. Io ovviamente passo tanto tempo online, sia in prima persona ma anche come spettatrice. Mi piace sempre osservare gli altri, mi piace non solo guardare magari chi si espone, ma anche leggere i commenti sotto, cosa dicono le persone, come le persone vedono quello che viene mostrato. E vabbè, a parte un sacco di frustrazione poco repressa, a volte leggere i commenti mi fa venire davvero i brividi e nutro una profonda tristezza nei confronti della società, perché ci sono davvero tantissime persone frustrate che non vedono l'ora di sfogare la loro frustrazione, la loro rabbia su persone che non hanno mai visto se non attraverso uno schermo. Però, messa da parte questa cosa, quello che mi rendo conto che molte persone vivono è una sorta di invidia non positiva, perché l'invidia sì può essere anche positiva, cioè quell'invidia sana che fa osservare l'altro con ammirazione per lasciarsi ispirare, per prendere spunto e seguire le orme oppure fare meglio. E poi c'è l'invidia non sana, quella che dicevo prima, no? Gli altri sì e io no, cosa mi manca, cosa non ho abbastanza, perché la mia vita è così noiosa, perché la mia vita è così banale. E da qui il titolo, Il diritto di essere banali, perché se ci riflettiamo nella realtà dei fatti, la vita è molto più banale di quella che vediamo sugli schermi. A me ultimamente piace proporre, ma anche guardare vlog di vita quotidiana proprio per vedere la vita vera. Perché è bello vedere i viaggi intorno al mondo, è bello vedere mega ville o case bellissime, però nella realtà dei fatti sono una piccola percentuale le persone che riescono a vivere quelle cose. O comunque anche quelle persone spesso non è che vivono la vita perfetta, magari fanno vedere quell'aspetto della loro vita che in quel momento va molto bene e poi ci sono tutti gli altri aspetti che magari stanno andando a scatafascio, perché è questo che non si vede dagli schermi online. Tutti viviamo delle vite perennemente traballanti, perché
È la prima volta che viviamo tutti, non sappiamo come si vive la vita, sbagliamo, facciamo errori, improvvisiamo, quindi magari siamo più fortunati su alcuni aspetti e magari quella cosa ci sta andando molto bene, poi su altre cose magari facciamo difficoltà. Solo che mentre osserviamo qualcun altro che sta vivendo la sua best life, o almeno così ce la racconta, ci sembra che invece siamo noi quelli sbagliati, che la nostra vita abbia qualcosa di sbagliato. E questa cosa sta diventando così esagerata che accade anche in negativo, mi spiego meglio, forse nel campo in cui sono io, quindi dove si parla di business, di creare qualcosa, di avviare la propria attività, ci sono tantissime persone che raccontano la loro storia, secondo me romanzandola al massimo, e osservando le loro storie, ascoltando la loro storia, a me, mi vergogno un po' ad ammetterlo, però è la verità, mi è successo, sono arrivata al punto da pensare, ma quanto è banale la mia vita che non è stata così travagliata? Quanto anonima la mia vita perché non ho storie strappalacrime da raccontare? Perché nel mio settore, rassicuro, ci sono tantissime di queste figure, di questi guru che raccontano la loro scalata imprenditoriale partendo da tragedie di vario tipo. E sicuramente ci sarà qualcuno là fuori che ha vissuto dei periodi neri, però penso che nella maggior parte dei casi siano così esasperate che c'è tanto di anche finto ed esagerato, quindi io sono arrivata al punto da chiedermi come faccio a emergere nella società, a farmi notare se non ho una storia strappalacrime da raccontare, se non ho qualche cosa di forte sulla mia vita da poter raccontare e mostrare, perché la mia vita tendenzialmente è abbastanza banale e noiosa. E per quanto io sia soddisfatta della mia vita, mi sono resa conto che, soprattutto esponendomi online, questa cosa, c'è stato un periodo per fortuna molto breve, in cui mi ha fatto sentire meno degli altri. Sono sicura che capita a tante persone su diversi punti di vista, però io mi sono detta tante volte, cavolo, io mi piace condividere, mi piace mostrare la mia vita, non tanto perché voglio che gli altri si facciano i fatti miei, perché poi ci sarebbe un altro video completamente a parte da fare sulla condivisione online, perché so che alcuni non la vedono di buon occhio, però un giorno mi prenderò un po' di tempo per farvi vedere anche il mio punto di vista, perché è vero, io condivido tanto della mia vita privata e quindi mi piace questa cosa, mi piace condividere, però dicevo, a chi può interessare mai la mia vita così ordinaria, così poco entusiasmante? E per tanto tempo mi sono anche frenata dal condividere perché dicevo, cavolo, io non ho nulla di realmente interessante da raccontare, non ho nulla di realmente eccitante da mostrare nei miei video. Ed è il pensiero più sbagliato che si possa avere perché non serve avere qualcosa di super eclatante da dover dire per poter condividere. Non serve avere la vita perfetta per raccontarsi online. Dico questo perché diverse ragazze mi scrivono magari in privato dicendomi che anche loro vorrebbero aprire un canale YouTube, condividere un po' della loro vita, solo che non si sentono abbastanza oppure non pensano di avere nulla di interessante da dire. Ognuno di noi ha per fortuna una testa pensante e ha dei pensieri che possono essere condivisi. Per quanto a noi sembrino banali, magari possono non esserlo per qualcun altro. La nostra vita, che spesso ci sembra così noiosa e banale rispetto a chi viaggia in giro per il mondo ed è ogni settimana in un hotel diverso, vista mare, piscina, palme, per quanto la nostra vita invece è fatta di una casa normale, magari piccola, magari non la casa dei nostri sogni, con mille difetti, fatta di cose normali e noiose, per qualcun altro potrebbe essere il sogno. Perché spesso perdiamo proprio di vista la prospettiva generale del mondo e ce la fanno perdere spesso proprio i social perché, ahimè, tendono a loro volta a premiare chi mostra cose fuori dall'ordinario. Però in questo mondo fatto così, dove sicuramente quelle cose funzionano, io voglio essere, come al solito, una voce fuori dal coro e dirvi che ognuno di noi ha il diritto di essere banale, noioso, di dire la sua anche se non è qualcosa di super eccezionale, di se vuole mostrare la propria vita anche se non è una vita da rivista. E questa cosa vale sia per chi vuole esporsi online e magari si sente un po' frenato da questa paura, ma anche per chi non vuole esporsi online, però dentro di sé si sente spesso in difetto per questa cosa, si sente
forzatamente insoddisfatto della propria vita, perché magari a volte noi ci siamo abbastanza soddisfatti nella nostra vita, però poi quando la mettiamo a confronto con qualcuno che sembra avere di più, torniamo indietro e diciamo, ok, forse allora ancora mi manca qualcosa, forse non era bella come pensavo. E in questi momenti serve forse un po' di digital detox, allontanarsi da tutto quello che vediamo degli altri e ritrovare il focus su quello che stiamo effettivamente vivendo e provando noi. Cosa difficile, dato che abbiamo tutti i giorni questo nelle mani, scrolliamo tutti i giorni e quindi siamo perennemente bombardati da questi stimoli. Una cosa, per esempio, che ho fatto io per evitare che questi stimoli mi influenzino troppo è, prima di tutto, scegliere bene da chi lasciarmi influenzare. Quindi magari smettere di seguire quelle persone che mostrano sempre queste cose fuori dall'ordinario, oppure che anche la positività tossica ultimamente mi ha dato fastidio. Tutti quelli che continuano a dire la vita è sempre bella, bla bla bla, dobbiamo essere positivi, bisogna sempre vedere il bicchiere mezzo pieno, perché sappiamo tutti che nella realtà dei fatti poi non è sempre possibile vedere il bicchiere mezzo pieno. Quindi ho un po' eliminato tutte queste persone, non del tutto, perché ogni tanto secondo me ci sta avere quella persona che ci riesce a ispirare e che ci fa mettere in discussione una cosa che magari è giusto che sia messa in discussione. Quindi una piccola parte, le persone a cui ero più affezionata o che davvero stimo, ho continuato a seguirle, però mi sono aperta anche a tutta un'altra fascia di persone, soprattutto qua su YouTube, come vi dicevo, mi sta piacendo molto guardare vlog di vita quotidiana, anche dei profili molto più piccoli, quindi non famosi, perché ci sta, quando uno poi diventa tanto famoso e conosciuto, ovviamente la sua vita un po' cambia e nella quotidianità vive cose diverse dall'ordinario. Quindi io invece vedere i profili molto più piccolini, vita normale, persone normali, sto scoprendo tanti piccoli gioielli e ovviamente cerco di metterci anche il mio, perché a mia volta cerco di proporre contenuti di vita un po' più reale. Nei vlog vi sto mostrando tutti dietro le quinte, anche di momenti meno belli. Non perché una cerchi la compassione, le views, oppure non lo so, la pena degli altri, proprio perché chi ama la condivisione, solo chi ama la condivisione può capire questa cosa. È bello mostrare la realtà, è bello potersi avvicinare alle persone mostrando cose che ci accomunano realmente e non soltanto quello che potrebbe intrattenere perché è bello. Che poi pensandoci mi sto concentrando tanto sull'online e la condivisione perché è un po' il mio mondo, però è una cosa che riscontro anche offline. Quando conosco le persone nella realtà, e mi capita spesso di conoscere persone che fanno lavori particolari, vivono vite fuori dall'ordinario, c'è sempre quella cosa del dire ok, però io in realtà vivo una vita normale, ormai tante delle persone che conosco viaggiano in giro per il mondo, quindi magari ho degli amici che stanno 2 o 3 mesi a Bali, poi quegli altri che vanno un altro mese alle Canarie. E io stessa a volte mi sento un pochettino a disagio a dire no, io in realtà sto a Roma, nella casa in affitto da cui sto da 2 anni. Sì, faccio qualche viaggio ogni tanto, però tendenzialmente vivo la mia quotidianità a Roma, anche se lavoro online, anche se potrei viaggiare per il mondo, per il momento vivo una vita abbastanza ordinaria e banale. E non che le persone con cui parlo mi mettano a disagio per questo motivo, è una cosa che avviene nella mia testa, proprio perché so che incosciamente mi scatta quel confronto con tutte le vite invece che sembrano più entusiasmanti della mia. Per cui mi sono stufata e ho deciso di fare questo video perché sono davvero convinta che tutti abbiamo il diritto di essere banali. Se abbiamo un carattere più introverso, più meno animale da palcoscenico, perché poi conosco tante persone che sono gli animali da festa, ovunque vanno monopolizzano l'attenzione, riescono a trovarsi a loro agio, a piacere subito a tutti. Io ovviamente non sono di questo tipo perché sono molto più riservata, timida, anche se non sembrerebbe, nella vita sono molto riservata e timida, quindi anche quando sto in mezzo a tante altre persone non emergo tanto. E mi sono stufata di dire la mia vita o io sono noiosa e banale, ho il diritto di essere noiosa e banale per co come sono fatta, semplicemente per come sono fatta. E anche voi tutti hanno lo stesso diritto. Non siete di meno perché non siete come gli altri. Non siete di meno perché la vostra vita non è sfavillante come quella degli altri. Dovremmo tutti ricordarcene un po' più spesso. Ed è per questo motivo che faccio questi video. Come sempre, per me e per voi. Sì.
Fondamentalmente era questo che volevo dire. Spero di aver detto tutto e soprattutto di averlo espresso bene. Fatemi sapere se anche a voi capita di vivere queste sensazioni di inadeguatezza e se anche voi sentite di avere il diritto di essere banali, con orgoglio pure. Se volete fare parte anche voi del team orgogliosamente banali, siete le benvenute. Quindi niente, detto ciò, io penso di poter concludere qui questo episodio. Come sempre sono aperta a qualsiasi tipo di confronto, quindi vi aspetto nei commenti per sapere anche voi come la pensate, come la vivete, se avete qualche consiglio in più o volete semplicemente condividere la vostra esperienza. E ricordatevi anche di lasciare un like di supporto se il video vi è piaciuto, perché non vi costa niente, ma può essere d'aiuto per chi come me è timidamente banale. Quindi vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi tutti i prossimi episodi dell'ora del tè o i miei vlog di vita quotidiana. Vi mando un bacione e ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!